buongiorno a tutti quanti, anche ai professori che sono qui. Allora, come ha detto Martina, io sono un fisico, mi definisco un climatologo, e quindi la mia presentazione sarà una presentazione più basata sugli aspetti scientifici dei cambiamenti climatici. Come è stato detto, è difficile magari scollegare gli aspetti scientifici da quelli socio-economici. Però io mi occupo più della parte scientifica e soprattutto volevo far capire, insomma, agli insegnanti quali sono i punti fermi su queste tematiche dei cambiamenti climatici, perché anche come per il Covid, anche per i cambiamenti climatici ci sono tante fake news che si trovano in giro e quindi è importante anche avere, diciamo, la solidità scientifica di quello che oggi conosciamo. Allora, in realtà ho dato alla mia presentazione un titolo un po' più breve di quello che vi ha dato Martina, soprattutto perché il titolo lo vedete qui, no? Un'emergenza che non è scomparsa. Perché? Perché in questi ultimi tempi, ovviamente e comprensibilmente, si è parlato solo della pandemia Covid, però in realtà l'emergenza climatica è tutt'altro che passata, anzi è più attuale che mai. L'ultimo anno, diciamo 2019-2020, è stato un anno assolutamente eccezionale in termini climatici. Ci sono stati degli eventi senza precedenti. Per esempio, qui vedete alcuni esempi: la siccità, gli incendi, l'estate australe scorsa in Australia, che sono stati alimentati dalle più grandi ondate di calore che abbiano avuto, gli incendi nelle foreste artiche. Questa ondata di calore sull'Europa che abbiamo avuto lo scorso luglio, che poi ha causato una fusione senza precedenti dei ghiacci della Groenlandia. Ci sono stati alluvioni, ormai diciamo queste sono cose che succedono quasi sempre, e magari ricorderete, soprattutto per chi vive in queste zone, Friuli Venezia Giulia Veneto, la tempesta Vaia, per la quale tra l'altro ricorre insomma, il secondo anniversario fra qualche giorno, che sarà un evento, a detta di tutti, che non era mai accaduto nella storia climatica di queste zone. Qualcuno di voi sicuramente starà pensando: sì, ma alluvioni, ondate di calore, eccetera, succedono ogni anno, quindi cosa c'è di speciale in quello che sta succedendo adesso? Ve lo faccio vedere qui, in questo diagramma. Quello che vedete è il numero globale di eventi che le compagnie di assicurazione, che quindi sono molto attenti a questo, chiamano catastrofici. Questi sono eventi che hanno danni, diciamo, con parecchi zeri, oppure hanno anche molte vittime. E questi sono solo di carattere meteoclimatico, cioè dovuta a alluvioni, siccità, incendi e così via. Come vedete, negli anni 80, se seguite la mia freccetta, più o meno ce n'erano 200 all'anno. Nel 2018 ce ne sono stati 800, nel 2019 penso che batterà di gran lunga questo record, cioè siamo passati da 200 ad 800, che è un fattore 4, in soli 40 anni, cioè un raddoppio ogni 20 anni, che rapportato a diciamo, scale temporali climatiche è molto più veloce del raddoppio, per esempio, dei casi di infezione del coronavirus. Quindi vorrei cercare di farvi capire alla fine di questo mio intervento se effettivamente questo aumento esponenziale del numero di eventi catastrofici sia legato ai cambiamenti climatici. Per capire un po' quello che sta succedendo e quello che succederà diciamo nelle prossime decadi, dobbiamo un attimo capire quello che è successo nel passato. Il clima al tempo dei dinosauri era un clima molto più caldo di quello attuale, con molta più CO2. E poi, circa 3 milioni di anni fa, c'è stato un balzo verso diciamo, un regime più freddo. Non è chiaro perché ci sia stato questo balzo, a che fare con la deriva dei continenti, asteroidi e così via. Però c'è stato questo balzo, praticamente negli ultimi 3 milioni di anni, se qualcuno di voi è un professore di scienze o di fisica, sa che c'è stato un alternarsi abbastanza regolare di ere glaciali e periodi interglaciali dovuti a piccole variazioni dell'orbita terrestre. Noi,
Questi vengono ricostruiti tramite carotaggi dei ghiacci della Groenlandia o dell'Antartide. E in questo momento l'ultima, diciamo, era glaciale, quella del film, per intenderci, che sono sicuro molti di voi che hanno bambini avranno visto molteplici volte, è avvenuta circa 20.000 anni fa. Poi il clima si è riscaldato per circa 10.000 anni fa, e 10.000 anni fa ha raggiunto, diciamo, l'inizio del suo periodo caldo, e ora noi siamo verso la fine di questo periodo caldo. In altre parole, se gli esseri umani non fossero sul pianeta, il pianeta andrebbe lentamente nel corso dei prossimi 30-50 mila anni verso la prossima era glaciale, quindi non qualcosa di cui preoccuparci, se non che sono arrivati gli umani, hanno sviluppato la società e dall'inizio dell'era industriale abbiamo iniziato a immettere in atmosfera tanti composti chimici, fra cui i cosiddetti gas serra. Principalmente anidride carbonica, CO2 e metano, CH4. In genere, se voi foste qui nella mia aula, io vi chiederei chi sa che cos'è l'effetto serra, perché tutti ne parlano, ma non molti hanno chiaro questo concetto. E se non sia chiaro questo concetto, non si sa praticamente niente dei cambiamenti climatici, perché l'effetto serra è alla base di tutta questa emergenza. La cosa va più o meno così: il motore del clima è la radiazione che ci viene dal Sole, che arriva sulla superficie della Terra, la riscalda. Se non ci fosse l'atmosfera, la superficie della Terra, come tutti i corpi, per raffreddarsi, emette soprattutto radiazione infrarossa, quindi lunghezze d'onda più lunghe di quelle visibili che il nostro occhio non vede, ma il meccanismo che i corpi hanno per raffreddarsi, che fuggirebbe nello spazio. Se non ci fosse l'atmosfera, le temperature della Terra sarebbero circa 30 gradi più basse, quindi non particolarmente piacevoli o favorevoli per lo sviluppo della vita. Se non che l'atmosfera c'è, uno strato molto sottile e vulnerabile, però c'è, ed ha un ruolo enorme perché nell'atmosfera esistono questi gas chiamati gas serra, quindi anidride carbonica, metano, ma anche ozono e anche soprattutto vapor d'acqua. Che hanno la proprietà di assorbire una parte di questa radiazione infrarossa che altrimenti sarebbe persa nello spazio e rimetterla in tutte le direzioni, quindi anche verso la superficie, e in questo modo mantenere la superficie relativamente calda, alle temperature che hanno consentito alla vita di svilupparsi. Quindi di base i gas serra sono positivi per la nostra atmosfera. Quindi dov'è il problema? Il problema è qui vedete varie figure. Il problema è intanto questa qui che indico con la freccetta. Queste sono le concentrazioni di gas serra in atmosfera, in particolare dagli anni, dunque un attimo, dal XX secolo fino ai giorni nostri, e vedete che queste concentrazioni stanno aumentando in maniera che noi diciamo, chiamiamo esponenziale, un po' come fa il virus, no? Le infezioni del virus, in maniera più che lineare. Nelle ultime decadi vedete un'accelerazione nelle concentrazioni di CO2, che è il principale gas serra. Questo perché? Soprattutto per l'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale. Questo aumento di anidride carbonica, e in più c'è anche aumento di metano dovuto a allevamenti intensivi, sta causando questo aumento di temperatura che vedete qui in alto a sinistra, Global Average Temperature. E vedete qui un aumento nell'ultimo secolo, negli ultimi, diciamo, 120 anni, di circa 1,1 gradi, che a voi potrà sembrare poco, ma a livello globale vedrete, vi farò vedere che in realtà è un valore molto alto, soprattutto un grado in 100 anni. Ma la cosa più preoccupante è che anche in questo caso vedete che abbiamo una curva in una crescita non lineare, una crescita anche questa esponenziale, cioè il riscaldamento sta in realtà accelerando nelle ultime decadi. Quindi è una situazione veramente, diciamo, allarmante. Quello che vedete sotto la temperatura globale, vedete qui temperatura per l'Italia, è la media della variazione della temperatura in Italia. Anche per l'Italia c'è questo riscaldamento,
Se andate a vedere i numeretti, ma non, probabilmente non riuscite a vederli perché anche per me è difficile, vedrete che mentre a livello globale le temperature sono innalzate di circa un grado, per l'Italia si sono innalzate di più di 2 gradi, cioè un riscaldamento molto più forte per il territorio italiano. Perché? Perché l'Italia si trova in una zona che è il Mediterraneo, che è una zona particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici, una di quelle zone che noi chiamiamo zone calde. Volevo con questa slide sfatare alcune leggende metropolitane che si vedono online spesso, alcune delle fake news che soprattutto gli scettici tendono a ripetere in continuazione. Questa figura che vedete in alto è una ricostruzione delle temperature globali. Quando parlo di temperature, parlo di anomalie di temperatura rispetto a una temperatura di riferimento. Quindi dovete vedere gli andamenti. Negli ultimi 2000 anni c'è stato un progetto internazionale che si chiama PAGES 2K e l'anno scorso ha pubblicato un articolo sulla rivista Nature, che è la rivista più autorevole nel nostro campo, in campo scientifico, in cui hanno appunto ricostruito le temperature negli ultimi 2000 anni. E noi siamo qui nel 2000 e voi avrete sicuramente sentito molti parlare del periodo caldo medievale in cui si faceva il vino in Inghilterra e gli scettici dicono sì, ma le temperature sono state più calde allora o piuttosto sono state più calde ai tempi dell'Impero Romano perché Annibale aveva passato le Alpi con i suoi elefanti. Ovviamente non dicono che dei 32 elefanti di Annibale solamente due o tre sono passati indenni, ma questa figura vi fa vedere che oggi le temperature sono in realtà molto anomale rispetto al periodo storico degli ultimi 2000 anni, molto più calde sia del periodo medievale sia del periodo dell'Impero Romano, quindi non credete a quelle fake news, e che soprattutto la velocità del riscaldamento, quel grado in 100 anni, è qualcosa che negli ultimi 2000 anni non si è mai vista. Possiamo andare un po' più indietro e ricostruire il clima negli ultimi 10.000 anni. Vi ho detto che l'ultimo periodo caldo, che noi chiamiamo Olocene, è iniziato circa 10.000 anni fa. Le temperature, diciamo, erano partite da più sotto qui di circa 3-4 gradi. Si è raggiunto circa 10.000 anni fa il picco del periodo caldo, che dura con un clima molto stabile per circa 5-6.000 anni. E questo è il periodo molto importante in cui si è sviluppata la società umana, perché prima di questo periodo, come anche diceva padre Zerai, le popolazioni correvano dietro alle nicchie climatiche ottimali e quindi non avevano tempo di essere stanziali, di sviluppare città, agricoltura e così via. E come vedete, circa 4.000 anni fa è cominciata questa lenta discesa verso la prossima era glaciale. E poi è successo questo. Vedete, qui è tutto in scala. Questo è quello che sta succedendo adesso. Vedete che è una cosa assolutamente anomala, assolutamente inaudita, quantomeno negli ultimi 10.000 anni. Io potrei farvi vedere tutti i periodi interglaciali, non vedrete mai una cosa di questo tipo. Quindi il nostro pianeta in questo momento, già in questo momento, non parlo del futuro e vi farò vedere il futuro e vedrete che cosa ci riserva il futuro, sta attraversando un periodo dal punto di vista ambientale totalmente anomalo. Perché è importante questo? Prima di tutto si è già accennato, mi sembra Martina e anche padre Zerai abbiano accennato, e anch'io ve l'ho detto prima, che alcune zone sono più sensibili ai cambiamenti climatici di altre. Le cosiddette zone calde. La zona calda per eccellenza è l'Artico. Vedete, allora, vedete qui dove sto indicando. Diciamo, i colori indicano il riscaldamento, va bene? Senza entrare nei dettagli, mentre qui indicano la variazione di precipitazione negli ultimi, diciamo, questo è futuro meno passato, ma insomma vi dà un'idea di come ci aspettiamo che vari la precipitazione. Blu significa pioverà di più e marrone significa pioverà di meno. Qui invece più è scuro il colore, maggiore il riscaldamento. Vedete che l'Artico è la zona calda per eccellenza. L'Artico si sta scaldando ad una velocità 3 volte
la media globale, per un effetto legato allo scioglimento dei ghiacci ed è un feedback che questo con una, diciamo, un fenomeno di retroazione che magari posso spiegare se c'è una domanda. Però un'altra zona calda è il Mediterraneo, vedete una zona dove noi ci aspettiamo un clima molto più caldo di quello odierno e vedete questo marrone molto più secco. Il nostro Mediterraneo è una delle zone più a rischio di inaridimento o anche di desertificazione nel caso degli eventi, degli scenari più estremi. E quindi si è parlato di migranti prima, per capire quale sarà secondo questi scenari, diciamo, il business as usual, cioè se non si fa niente per mitigare le emissioni, il clima dell'Italia dovrebbe diventare simile al clima che oggi c'è nel Nord Africa, quindi sostanzialmente un clima desertico. Pensate da dove vengono i migranti, soprattutto oggi, e quindi pensate chi potrebbero essere i migranti. E non parlo fra 1.000 anni, parlo fra 50, 60, 70 anni, quindi i nostri figli o i nostri nipoti. Vedete anche altre zone calde, nel Brasile, nel Messico, nel Sudafrica. E la cosa importante è che queste zone calde sono anche in zone molto povere. Ci sono paesi che hanno difficoltà economiche e quindi le tensioni di cui si è parlato prima, di cui ha parlato prima Padre Zerai, effettivamente potrebbero produrre questo fenomeno dei cosiddetti rifugiati climatici e migrazioni di massa, al confronto delle quali quello che stiamo vedendo adesso, sarebbe sostanzialmente praticamente nulla, perché si tratterebbe di migrazioni di intere popolazioni e non solamente di alcuni settori. Il riscaldamento globale causa ovviamente anche altri problemi. Uno è lo scioglimento dei ghiacci, per esempio i ghiacci della calotta artica, la cui estensione a fine estate ormai è la metà di quella che era negli anni 80, lo vedete qui in alto. E già molti paesi, disgraziatamente, insomma, si stanno attrezzando per sfruttare le risorse, dell'Artico, ma anche lo scioglimento dei ghiacciai. Tutti i ghiacciai, per esempio, tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione. Se fra di voi c'è gente che va in montagna o che l'ha fatto per un certo numero di anni, si sarà reso conto della scomparsa dei ghiacciai. C'è stato il problema del ghiacciaio del Monte Bianco l'estate scorsa, ma il problema dei ghiacciai non è solo la parte, diciamo, ecologica, ecosistemica o, se vogliamo, estetica, ma è il fatto che i ghiacciai sono il maggior deposito di acqua oggi sul pianeta. Sul pianeta c'è tanta acqua, però noi ne possiamo utilizzare solo meno del 2%, perché il resto è acqua salata. Di questo meno del 2%, il 65% si trova nei ghiacciai. Quindi se noi perdiamo ghiacciai, perdiamo acqua e già oggi non c'è acqua a sufficienza per tutti. L'acqua sarà. Già oggi si fanno molte guerre a causa dell'acqua e questo sarà sempre peggio. L'acqua sarà il bene più prezioso del XXI secolo. Se l'acqua dei ghiacciai si scioglie, questa confluisce nel mare, l'acqua del mare anche si riscalda e quindi si espande e questo provoca un innalzamento del livello del mare. Negli ultimi 100 anni, diciamo 120 anni, il livello del mare globale è salito di circa 26 centimetri e le nostre proiezioni ci dicono che potrebbe salire ancora di 1 metro entro la fine del secolo e probabilmente questo valore andrà su, perché i ghiacci della Groenlandia, come vi ho fatto vedere, si stanno sciogliendo ad un ritmo molto più elevato della media globale. Perché è importante questo innalzamento del livello del mare? Perché circa metà della popolazione del pianeta vive in megalopoli costiere. Questa popolazione è destinata ad aumentare e queste megalopoli sono molto vulnerabili al livello del mare per alluvioni, mareggiate e così via. Pensate per esempio alla capitale del Bangladesh, Dhaka, ogni anno viene alluvionata durante la stagione dei monsoni. Se aggiungete 1 metro di livello del mare, essenzialmente scompare anche Venezia, ma Dhaka ci sono 18 milioni di abitanti e questi 18 milioni di abitanti da qualche parte dovranno pure andare, per non parlare poi delle coste italiane.
Qui vedete, giusto una curiosità, l'innalzamento del livello del mare a Trieste, che più o meno è in linea con quello globale. Sono dati di Fabio Rajčić del CNR. E poi arriviamo a quello che è l'altro effetto fondamentale del riscaldamento globale, che è questo aumento degli eventi estremi. Allora, un'atmosfera più calda, è anche più energetica. Calore ed energia vanno insieme, più alta la temperatura, più è alta l'energia. E per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, che penso voi insegnanti insegnate più o meno al secondo o terzo anno di superiori, può anche contenere più vapor d'acqua perché si innalza la pressione di evaporazione dell'acqua, la pressione di saturazione, scusate. Per cui quando piove tende a piovere più intensamente. Quindi è quello che vediamo ormai quasi sempre. Ogni volta che piove sembra succedere sempre più spesso che quelle che noi chiamiamo bombe d'acqua, forse un nome un po' improprio, ma insomma più o meno dà l'idea di quello che sta succedendo. Anche gli uragani diventano più intensi e così via. Al tempo stesso occorre più tempo per arrivare, diciamo, da un evento piovoso per arrivare alle condizioni di quello prossimo, cioè si allungano anche i periodi secchi. Quindi si allungano e si intensificano anche i periodi di siccità. Quindi quello che stiamo osservando è un aumento sia di eventi di carattere alluvionale, sia di eventi di carattere siccitoso, incendi e così via. E questo è quello che abbiamo visto all'inizio, che è completamente in linea con il riscaldamento globale. Volevo anche dire due parole sull'inquinamento. Il nostro pianeta purtroppo non ha solo il problema dei cambiamenti climatici, ma anche il problema dell'inquinamento dell'acqua, le plastiche, dell'inquinamento del suolo e dell'inquinamento dell'aria. Circa 2 anni fa, nel 2018, è uscito uno studio, anche questo pubblicato sulla rivista Science, una delle più autorevoli, che ha dimostrato con degli studi epidemiologici che ogni anno l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento diciamo outdoor, non in casa ma fuori di casa, causa dai 4 ai 5,5 milioni di morti premature ogni anno. Per dare un'idea di che cosa significa, la pandemia finora ha causato, mi sembra il dato di ieri, era circa 1,2 milioni di morti premature. L'inquinamento ne causa da 4 a 5. Eppure nessuno chiama l'inquinamento una pandemia. Probabilmente dovremmo cominciare a chiamare anche questi problemi ambientali come pandemie ambientali. E i cambiamenti climatici, con l'aumento delle temperature e con periodi secchi più lunghi, dovrebbero rendere questo problema ancora più grave. E poi c'è il tema dei punti di non ritorno. Probabilmente bisogna parlare dei punti di non ritorno nella pandemia. Nella pandemia, sapete, quando le infezioni superano determinate soglie, non si fermano più. È troppo difficile contenerle se non andando in super lockdowns, un po' come quello che è successo a marzo-aprile. Nel sistema climatico esistono fenomeni simili. Uno è i due più importanti che vi faccio vedere qui sono uno è il collasso della circolazione oceanica, tutti gli oceani sono tenuti insieme da una circolazione che in inglese viene chiamata conveyor belt, che in realtà non so quale sia la traduzione in italiano, ma insomma sono tutti insieme da una circolazione che il riscaldamento e la diminuzione della formazione dei ghiacci artici tende ad indebolire, quello che è successo un po' nel film The Day After Tomorrow. Se questo dovesse succedere, questa circolazione potrebbe collassare e sarebbe uno stravolgimento completo del sistema climatico. Un altro è lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, che, come vi dicevo, stanno andando ad un ritmo molto più veloce di quello che si pensava. C'è un articolo un paio di mesi fa in cui alcuni ricercatori sostengono che potremmo già aver superato il punto di non ritorno con i ghiacci della Groenlandia, perché già con le temperature attuali questo scioglimento continuerebbe in maniera inarrestabile. Sono temperature troppo alte, non nel corso di 2, 3, 4, 10, 20 anni, nel corso di diverse decine, se non centinaia di anni,
Però se si sciogliessero i ghiacci della Groenlandia, parliamo di un innalzamento del livello del mare di più di 7 metri. E a quel punto lì, diciamo che sarebbe veramente un disastro epocale. Vi faccio vedere qui quello che ci aspettiamo per il futuro. Martina ha parlato dello scenario business as usual. Lo scenario business as usual è quello che avverrebbe se non ci fosse nessuna azione di contenimento delle emissioni di gas serra. Pensiamo a quello che succederebbe al Covid se non ci fosse nessuna azione, niente mascherine, niente distanziamento sociale, eccetera. Nel caso del clima, quello che succederebbe, assisteremmo, almeno quello che ci dicono i modelli, che potremmo assistere ad un riscaldamento globale di circa 4 gradi entro la fine del secolo. Volevo darvi un'idea di quello che significa questa cosa qui e del pericolo, del rischio che corriamo se questo avviene. Questa è una figura che abbiamo già visto, le temperature dell'Olocene, stabili. Pensate, questa è la temperatura del vostro corpo, no? Stabili, tutto va bene. Poi all'improvviso succede questo, anche questo lo abbiamo già visto, e vi cominciate a preoccupare, perché già qualcosa di molto anomalo sta succedendo. E vediamo nel futuro, i combustibili fossili continueranno ad essere usati. Se riuscissimo a stare dentro la target dell'accordo di Parigi, di cui parlerò fra un attimo, succederebbe questo. Questo è tutto in scala e le temperature raggiungerebbero questo punto. Se questo fosse il vostro corpo, anche in questo caso, che è il caso più ottimistico, che oggi si presume possa accadere, il nostro pianeta, il nostro ambiente vivrebbe qualcosa che non ha mai visto prima. Ma se questo non succede, se siamo nello scenario business as usual, quei famosi 4 gradi di riscaldamento globale, vedremo questo. Allora, se questo succede al vostro corpo, il vostro corpo non sopravvive. E lo stesso è non tanto con il pianeta, che come vi dicevo, in passato, al tempo dei dinosauri, ha vissuto temperature molto più alte, il pianeta si adatta, specie si estinguono e così via. Ma questa cosa qui che vi sto facendo vedere significa che vivremo in un pianeta diverso da quello di oggi. In una società come la nostra, che già oggi vive ai limiti della sostenibilità, oggi basta niente a far crollare la borsa o a far, no? Scoppiare una guerra e così via. Questa cosa qui, onestamente, a mio parere, veramente metterebbe in dubbio il fatto che la nostra società possa sopravvivere, così come oggi la conosciamo. Per fortuna si può non arrivare a quel punto lì. Si è parlato dell'accordo di Parigi nel 2015. Nel 2015 tutte le nazioni si sono riunite, come fanno ogni anno, per negoziare su questioni di cambiamenti climatici, e si è deciso che, diciamo, c'è stato un accordo per cui non si dovrebbe superare, diciamo, un impegno a non superare la soglia dei 2 gradi di riscaldamento rispetto ai valori preindustriali, 2 gradi centigradi a livello globale. Siccome si parla di valori preindustriali, 1 grado ce lo siamo già giocati, in realtà abbiamo ancora solamente 1 grado da giocarci, quindi non siamo così lontani da questa soglia. Perché questa soglia dei 2 gradi? Perché sono state fatte delle stime, al di sopra di questi 2 gradi si innescherebbero appunto questi fenomeni di non ritorno, e gli impatti dei cambiamenti globali dovuti alla mancanza di acqua, a eventi estremi, siccità, inondazioni, aumento di livello del mare, sarebbero non sostenibili dalla società. Come si può rimanere sotto questa soglia? Questo richiederebbe un raggiungimento, diciamo, di un massimo di emissioni. Questa cosa è stata fatta nel 2015, si è detto entro il 2020 dobbiamo raggiungere il massimo e poi ridurre le emissioni del 75-80% entro il 2050, fino a raggiungere la neutralità carbonica, cioè zero emissioni nette entro la fine del secolo. Questo è un obiettivo estremamente ambizioso. Vi faccio vedere quello che sta succedendo adesso.
Quello che vedete qui a sinistra sono le emissioni di anidride carbonica da combustibili fossili fino al 2018. Non ho i dati del 2019, ma vedete più o meno il trend. Nel 2020 probabilmente ci sarà un massimo, ma anche forse una piccola discesa, purtroppo però a causa dei vari lockdown che ci sono stati e che presumibilmente ci saranno anche magari nei prossimi mesi. Comunque vedete che la curva è ancora più o meno in linea con quello che noi chiamiamo business as usual. Nel grafico a destra vedete dov'è tutta la problematica, la difficoltà di questa problematica. Voi vedete la divisione, diciamo, le quantità di emissioni per i diversi paesi. Vedete che oggi come singolo paese il maggiore emettitore al mondo è la Cina. L'India, il contributo dell'India sta crescendo e il contributo di quello che viene chiamato tutti gli altri sta crescendo, mentre sia l'Europa sia gli Stati Uniti, nonostante alcune posizioni dell'amministrazione americana, le emissioni sono in fase di discesa. Quindi il problema vero non è tanto da noi, perché da noi ormai la transizione verso la green economy è ben avviata, magari non sta andando alla velocità che vorremmo, però ormai è andata ed è anche quello un punto di non ritorno. Io non credo che si tornerà mai più indietro. Ormai, se chiedete a me, l'era del petrolio è finita e sta iniziando l'era del sole, dell'energia solare, dell'energia del vento, che poi alla fine viene anche prodotta dal sole. Però è molto importante. Allora, il punto dov'è? Qui purtroppo padre Terai è andato via. Proprio come si diceva prima, i paesi più poveri hanno diritto al loro sviluppo. E quindi non possiamo dire noi a loro: noi abbiamo finora causato il problema, adesso voi non usate più energia perché altrimenti si danneggia il pianeta e quindi non potete svilupparvi. Loro hanno tutto il diritto a farlo. Il punto di ottimismo è questo qui, che oggi si può, diciamo, l'equazione sviluppo uguale uso di combustibili fossili non è assolutamente più valida. È un'equazione obsoleta, oggi può esserci sviluppo con quella che noi chiamiamo green economy. E con questo ho concluso in un paio di minuti. E poi magari ne parliamo se ci sono delle domande. Queste sono le varie opzioni, non c'è una formula magica, ci sono varie opzioni che vanno prese tutte insieme. La più importante forse è l'efficienza energetica. Pensate che oggi si spreca circa il 65% dell'energia prodotta. Cioè, per usare un kilowatt io de ne devo produrre 4, perché ne no, scusate, ne devo produrre 3, perché un terzo, perché 2/3 di questa io li spreco al momento della produzione, del trasporto o dell'uso. Quindi efficientamento è la parola d'ordine. Tutto dovrebbe diventare dal punto di vista energetico più efficiente. Un modo per migliorare l'efficientamento è di elettrificare la nostra vita, elettrificare i trasporti, elettrificare i sistemi di produzione, elettrificare i riscaldamenti e così via. Perché? Perché i motori elettrici hanno un rendimento molto, molto più alto dei motori a combustione termica. Va bene? Quindi già con questo si farebbe un grandissimo passo avanti. Ovviamente l'energia elettrica deve essere prodotta con energie rinnovabili. Zeraya ha giustamente fatto notare alcuni problemi che potrebbero esserci nel reperire alcuni dei materiali che servono per produrre pannelli fotovoltaici e così via. Però questa forma di energia è la speranza di paesi come l'Africa. Io ho un amico che vive in un paesino della Tanzania e con alcuni amici gli abbiamo mandato una piccola cellula fotovoltaica e gli ha cambiato la vita, a lui e al suo paese. Quindi veramente questa è una cosa che può cambiare la vita di tanti paesi più poveri. E la cosa importante è perché le emissioni negli Stati Uniti stanno diminuendo, non perché gli Stati Uniti siano così
consapevoli di problemi ambientali, ma perché oggi la green economy è diventata dal punto di vista economico del tutto allo stesso livello, se non più conveniente dell'economia al fossile, al carbone. E questo è un aspetto molto importante, perché anche a chi non importa niente dell'ambiente, quindi senza neanche contare i vantaggi ambientali, ormai la green economy è diventata conveniente dal punto di vista economico. Poi ovviamente economia circolare, quindi riciclo, riuso, ed economia a chilometro zero. Io penso che soprattutto per l'Italia questo sia molto importante, di diciamo, usare al massimo le risorse locali, ritornare un po' in sintonia con le stagioni e con i prodotti di carattere stagionale. La riforestazione, si è parlato anche di questo, oggi purtroppo, allora, le foreste assorbono anidride carbonica nel processo della fotosintesi, quindi deforestare è come immettere anidride carbonica. Questo contribuisce oggi circa il 10% del problema. Quindi assolutamente fermare la deforestazione che purtroppo sta accelerando in alcune zone come il Brasile, per esempio, a causa di alcune posizioni dei governi e così via, e possibilmente riforestare, cosa che peraltro in Europa sta già accadendo. E l'ultima cosa poi volevo parlare, dire due cose su quello che noi mangiamo. Quello che noi mangiamo influisce non solo sulla nostra salute, ma anche sull'ambiente, perché il metano, che è un gas serra molto potente, è un prodotto della digestione e viene emesso sostanzialmente, per lo più, da allevamenti intensivi, che nelle ultime decadi sono, se dicessi il numero, mi sembra che al mondo ci siano 15 miliardi di polli, 3 miliardi di bovini e così via. Quindi passare di più ad una dieta, diciamo così, mediterranea, non dico che adesso dobbiamo diventare tutti vegetariani, ma passare a una dieta mediterranea non solo aiuta la salute, ma aiuta il pianeta, ma soprattutto ridurre gli sprechi alimentari. Oggi si parla tanto di abbiamo bisogno di più cibo per sfamare più persone e così via, eccetera, ma poi dobbiamo pensare che oggi al mondo si spreca circa il 30% del cibo prodotto, 60% dell'energia, 30% del cibo. Oggi c'è cibo per tutti anche se la popolazione dovesse aumentare del 30%, cosa che pochissimi pensano, perché se si migliora il livello di vita della gente, si diminuisce la sovrappopolazione. Quindi anche quello che facciamo a tavola, non sprecando il cibo e avendo una dieta migliore, può, ripeto, migliorare sia la nostra salute che l'ambiente. Diciamo che la target, e qui chiudo, la target dell'accordo di Parigi è una target molto ambiziosa, ma è una target possibile. Ci saranno dei cambiamenti climatici che continueranno, anche raggiungendo questa soglia dei 2 gradi e rimanendo al di sotto di questa soglia, ma con delle politiche di adattamento è una cosa che possiamo gestire. Se si va al di sopra di questa soglia, soprattutto se si segue il cosiddetto business as usual, io temo che per i nostri figli e per i nostri nipoti il futuro non sia particolarmente promettente. Però, anche se si parla di for future, per fortuna loro si stanno svegliando. Noi abbiamo fatto il danno, ma io ho grandissima fiducia nei ragazzi, nelle scuole, nelle prossime generazioni, che riusciranno loro a risolvere un problema che noi abbiamo creato. Con questo io vi ringrazio e magari poi se ci sono domande durante il question time, il Q&A, io sarò qui a rispondere.